Ciao amici, ciao amiche, vorrei in questo video rispondere a qualche domanda. Una delle domande più interessanti che mi è stata fatta è stata: ma allora Gesù da cosa ci voleva salvare? E questa mi sembra veramente una domanda molto importante. Però per rispondere a questo bisogna capire il contesto. Non la favoletta che ci è stata raccontata, ma il vero contesto. Dunque, sappiamo che sulla Terra sono venute due fazioni, in guerra tra di loro, che la religione chiama angeli e demoni, e Gesù con le sue fazioni angelicali. I pittori lo dipingono sempre molto così, molto angelicale, molto con i capelli chiari, con gli occhi chiari, la pelle chiara. Quindi, insomma, tutta questa angelicità, di questo Gesù, che in teoria dice è nato in Medio Oriente, ma come può avere gli occhi azzurri, i capelli biondici? Come può? Come può? E effettivamente c'è un motivo, io l'ho spiegato, il motivo è perché lui non è, come dicono, figlio di un Elohim. No, e no, perché sennò avrebbe altre caratteristiche fisionomiche. I pittori del Medioevo queste cose le conoscevano talmente bene, tant'è vero che Leonardo da Vinci, che non è il primo cretino, lo dipingeva con fazioni delicate, bianco, capelli chiari, occhi azzurri. Ragazzi, se non ce lo sapeva lui, che praticamente aveva delle conoscenze che la maggior parte delle persone non ce l'aveva, ma mica solo lui. Molti pittori dell'antichità, i grandi pittori dell'antichità, sapevano di cose che al popolino, ai più, alla gente comune, vengono nascoste. E se poi la Chiesa fosse contraria a dipingerlo così, gliel'avrebbe impedito, perché voi sapete che i preti all'epoca ti mettevano a rogo molto facilmente, cioè non è che tu gli vai a dipingere una cosa che non è come dicono loro, te la bruciano, te la distruggono e se non va bene ti mettono a rogo pure a te, che, capito? Quindi il problema è che lui è stato sempre raffigurato con questa iconografia un po' nordica, siamo sinceri. È un'iconografia, ma noi che siamo mediterranei, noi italiani, tutti stocchi azzurri e capelli biondi, non ce l'abbiamo mica, ragazzi. E quello in Medio Oriente, mo, scusatemi la parola quello, ma secondo voi uno in Medio Oriente può nascere con gli occhi azzurri? Certo che no. Poi quelli che vogliono fare ricerche storiche serie dicono: no, no, ma non è possibile, andiamo a vedere qual era il vero rosto, il vero viso di Gesù. Escono fuori cose che stranamente non c'entrano niente con la realtà dei fatti. Allora, da cosa ci voleva salvare Gesù? Allora, Gesù ci voleva salvare innanzitutto dal dominio di questi Elohim lì. Infatti lui diceva: basta con occhio per occhio, io vi do un unico comandamento che è questo: amatevi gli uni con gli altri. Punto. E ti dava pure gli esempi. Uno che ha fame? Dagli da mangiare. C'ha sete? Dagli da bere. C'ha freddo? Dagli qualcosa per vestirsi, per coprirsi. Cioè, non è che ti aveva fatto una spiegazione difficile. Quindi, poi dici: sì, ma i miracoli di Gesù. I miracoli di Gesù sono tutti miracoli tecnologici. Per chi ha seguito le mie spiegazioni, non è che voglio ripetermi, speriamo che avete visto gli altri video, ma lui aveva in circolazione nel corpo, nel sangue, dei nanorobot molto speciali. Nanorobot è una tecnologia che adesso l'umanità comincia a capire, adesso l'umanità comincia a scoprire. Adesso l'umanità comincia a fare i primi passi nella direzione di questi nanorobot che sono in grado di
sistemare tutti i problemi biologici di una persona. Sistemare addirittura a livello genetico. E quindi permettere alla persona di vivere molto a lungo, molto in salute, molto sana e molto con un aspetto giovane. Capito? Aveva questi nanorobot e quando in pratica curava qualcuno, come questi nanorobot si trasmettono anche con il contatto fisico, lui curava le persone. Famoso è l'episodio in cui lui cura un cieco. No? Lui mette la sua saliva e poi gliela sparge. Eh? Perché? Perché sia la saliva, sia il suo sangue, il suo dito, tutto quanto era pieno di nanorobot. E questo immediatamente ci ha rivisto, probabilmente perché aveva le catarattate e i nanorobot che sono programmati per correggere le disfunzioni biologiche, gliel'hanno sciolte. Questo è un esempio. Poi ovviamente ci sono tanti altri casi, uno deve andarlo a vedere uno per uno, però lui non era un uomo normale, cioè era un uomo normale, ma con delle capacità che provenivano dalla sua specie. I nanorobot sono artificiali, sono prodotti tecnologicamente, è un discorso scientifico e tecnologico. Quindi, si tratta di anche la risurrezione di Lazzaro, stessa cosa, era morto da poco, cioè non da tantissimo, quanto basta, diciamo, per poterlo recuperare. Certo, se era in stato di alta decomposizione, però ha potuto rimetterlo in sesto, sempre con lo stesso discorso dei nanorobot. Quindi c'è tutta una cosa che va capita, cioè noi pure, se vivessimo come vivevano i primitivi, vedevamo uno che scendeva giù con l'aereo, a un certo momento faceva una puntura a una persona che stava male, questa persona subito si riprendeva perché magari aveva avuto una crisi di insulina, gli hanno messo la medicina giusta, ah guarda che miracolo, e che miracolo, e c'è, cioè, no, ma un Dio è venuto con l'aereo, ha fatto... Con il lago magico gli ha messo la vita, che tutte queste cose, perché uno poi non sa che pensare, perché quando la gente è ignorante non sa quello che, non trova una spiegazione scientifica, troppe cose dovresti capire per poter capire cosa ha fatto, come mai l'aereo vola, come mai il medico c'aveva sta cosa con dentro un liquido che gli ha ristabilito l'equilibrio insulinico, tutte queste cose, insomma, capisci? E praticamente noi abbiamo vissuto un'esperienza aliena con la cultura, con gli occhi, con le nostre capacità cognitive di quando andavamo in giro tutti zozzi impolverati sul cammello. Ma che volevi capire all'epoca? E invece adesso con il senno di poi, uno capisce che Sodoma e Gomorra sono state un'esplosione di almi ad altissima energia, cioè non è un prodigio divino, è proprio un atto di guerra, uno scontro tra queste due fazioni. Quindi la domanda, ma Gesù da che cosa ci voleva salvare? Non voleva che noi avessimo la cultura degli Elohim, perché la cultura degli Elohim era proprio una cultura fatta di guerra e violenza, perché se voi guardate il Vecchio Testamento e guardate il Nuovo Testamento, c'è un Vecchio Testamento fatto tutto di guerra. Se tu strizzi il Vecchio Testamento esce fuori lacrime e sangue proprio in grande quantità, perché è tutta una tragedia. Tutta una serie di vendette, guerre e stragi. L'epoca degli Elohim. Gesù dice qualcosa di completamente diverso. Lui parla di amore, amore universale. Poi lui accenna delle cose, il regno dei cieli, eccetera, eccetera, il regno dei cieli, uno capisce, il regno dei cieli, cioè
Non è che sulla nuvoletta l'uomo primitivo che non capisce un cavolo pensa che sulla nuvoletta, ma non è quello il regno dei cieli. Lì si parla della comprensione di una persona che cercava di spiegare a noi cose che non eravamo in grado di capire. Probabilmente nella speranza che prima o poi avremmo capito, perché oggi il regno dei cieli comincia a essere un po' più chiaro. Esistono gli altri pianeti, esistono le stelle, i pianeti, le galassie, esistono. Gesù sapeva, conosceva com'era fatto l'universo, perché egli l'aveva spiegato il suo popolo. Lui era figlio di uno di questi nordici che non volevano mantenere i terrestri, l'umanità nell'ignoranza. Volevano spiegargli come erano le cose. Infatti è stato ucciso. Poi a un certo momento questi nordici se lo sono ripreso, c'è stata l'assunzione perché se lo sono portato via e lui è sopravvissuto grazie ai nanorobot, nonostante lui abbia patito quello che ha patito, è stato frustato, è stato massacrato, è stato crocifisso, tutto quanto, però è sopravvissuto lo stesso perché lui aveva i nanorobot. Una tecnologia che questi alieni avevano sviluppato proprio per riuscire a guarire, a mantenersi in salute praticamente sotto qualunque circostanza. Capite? Quindi la domanda, da cosa voleva salvarci? Da una cultura degli oppressori. Di questi che dei terrestri non gliene fregava proprio niente, agli Elohim dei terrestri, ma proprio non gliene fregava niente. Ci trattavano come se fossimo bestie, proprio bestie. Quindi la cosa ci voleva salvare. Poi lui inoltre aveva la conoscenza di quale fosse il senso dell'esistenza, del fatto che esiste una vita dopo la morte. Mentre nel Vecchio Testamento di questo non se ne parla proprio, nel Vecchio Testamento non si parla di nessuna vita dopo la morte, perché gli Elohim non hanno questa cultura di una vita dopo la morte. Studiate, informatemi, fatevi le vostre ricerche oppure fatemi domande nel prossimo video. Questa cosa della vita dopo la morte la porta a Gesù. La speranza della salvezza, della ricompensa, della felicità, della vita eterna è una cosa che porta a Gesù, perché lui conosce il senso dell'esistenza, conosce la dinamica dell'universo, conosce il senso delle nostre esistenze vissute così, in questa condizione umana, biologica. La conosceva, però certo non era facile da spiegare alle masse. Che non capivano praticamente niente, erano proprio mantenute nell'ignoranza da chi? Dagli Elohim. E questa storia dell'ignoranza prodotti dagli Elohim è stata portata avanti molto a lungo. Tant'è vero che poi le parole di Gesù non sono mai state espresse con chiarezza neanche dalla Chiesa che in teoria doveva portare avanti il discorso di Gesù. Infatti, la Chiesa il discorso di Gesù te lo porta avanti, ma a modo suo, a modo suo, sempre con un concetto di forza, di potere, di imperialismo, che è praticamente la cultura degli Elohim, non quella di Gesù. Quindi noi andiamo in dei tempi, nelle chiese che dove si riflette ben poco della cultura di Gesù. Questo è importante capirlo perché sennò, no, poi no, io non sono l'unico ad affermare cose di questo tipo, perché se voi andate a vedere anche cosa dice Pablo Aglio di Gesù, lui dice cose simili, non uguali per carità, però simili, molto simili alle mie per quello che riguarda Gesù. Quindi ci sono dei ricercatori che cominciano a capire cosa è successo veramente, perché se no ci troviamo come quelli, come i selvaggi che stavano in Africa, tempo addietro, in Sud America, si trovano questi europei invasori e
E lì per lì credono che sono dei e poi invece sono degli oppressori, capito? E perché, ripeto, ci sono due fazioni, gli Elohim e i nordici. Poi l'ho detto anche le altre volte, c'è un piccolo gruppo di nordici, perché i nordici erano in minoranza, che per sopravvivere erano stati catturati dagli Elohim, lasciano sottomettere dagli Elohim e diventano, diciamo, un po' i loro sottufficiali, perché sono dotati di grandissime capacità, ma devono sottostare agli Elohim. Infatti, come Bilghino varie volte ha detto, gli accampamenti di questi qui avevano due schieramenti di tende, capito? Uno per gli ufficiali e gli altri per questi che vengono definiti Gabriel, uomini forti di Onel, che sarebbero questi Elohim. Capito? Neanche si mischiarci, perché questi sono prigionieri, sono i nostri schiavi, sono quelli che noi incarichiamo di fare le cose. Infatti, questi stanno sempre divisi in due accampamenti. Cioè, non è che sono coincidenze. Queste cose, quando si fa una ricerca sui libri, quando si leggono i libri con attenzione, quando qualcuno vuole veramente capire, uno poi magari potrebbe dire sì, vabbè, ma a me che mi cambia, che mi importa, a me che... Ci importa perché in realtà sarebbe un po' mettere un fine a tutta questa storia di bugie, e sarebbe un po' mettere un fine al fatto che ci raccontano una storia favoletta quando la storia è molto più concreta, concreta, concreta di quello che ci viene raccontato. Però perché sia una cosa concreta, innanzitutto dobbiamo comprendere che ci sono altri pianeti dove esistono altre forme di vita. Primo. Secondo, che non è vero che ogni sistema solare, ogni altra stella ha un unico pianeta con la vita. Ne può avere uno, due, tre, secondo quanto sia ampia la fascia abitabile che varia da stella a stella. Il nostro Sole aveva nella sua fascia abitabile tre pianeti, conosciuti come Terra, Marte e il pianeta dei Nordici. E come ci sono state tante mitologie norrene, io questo pianeta dei Nordici lo chiamo anche Asgard. Capite? Infatti non è un caso che Asgard si dica il regno dei nove regni, perché i pianeti erano nove nel nostro sistema solare, quindi ovviamente Asgard si considerava il centro di questo suo impero, perché effettivamente durante un certo periodo lui ha regnato sia sui marziani che sui terrestri. Il problema è stato quando anche i marziani, che si chiamano Elohim, hanno raggiunto uno sviluppo scientifico e tecnologico al punto di distruggere il pianeta dei Nordici, l'hanno distrutto in mille pezzi, oggi al posto suo c'è una fascia degli asteroidi, si sono dati la zappa sui piedi perché tutte quelle pietre che sono state lanciate dall'esplosione di Asgard ha distrutto Marte, spazzando via oceani e atmosfera, tutto, morti tutti. Solo quelli che stavano nei cieli facendo questa battaglia sono sopravvissuti, non avevano più da andare e sono venuti qui. Prima di venire qui, però, hanno dovuto firmare un trattato con degli alieni molto evoluti che si chiamano antichissimi, che gli hanno detto: no, voi non ci andate sulla Terra a meno che vi prendete l'impegno di non disturbare i terrestri, ossia non potete sterminarli e non potete imporgli nulla. Cioè, praticamente noi potevamo scegliere. Eravamo tutti un'unica specie chiamata Solariani, terrestri, Elohim e nordici, un'unica specie chiamata i Solariani, e dovevamo in teoria convivere bene insieme. Questo però non è stato possibile perché la cultura degli Elohim continuava a essere una cultura di guerra, una cultura di sopraffazione degli altri,
una cultura di inganni, eccetera, eccetera, e ci ha portato tutt'oggi a essere ancora sotto l'inganno. Infatti, tutte le cose brutte che succedono a questo pianeta continuano a essere, diciamo, l'effetto di questa cultura Elohim, e che poi, tra l'altro, oggi stanno cercando di conquistare il pianeta economicamente attraverso l'alta finanza. E ci sono quasi riusciti. Infatti, quello che sta succedendo attualmente è praticamente, non dico il colpo finale, ma è praticamente un fare un po' piazza pulita, perché a questo punto, quando tutte le nazioni falliscono, ecco là che questi Elohim hanno la possibilità di comprarsi tutto molto facilmente, ma è anche vero che c'è un retroscena molto più complesso di quello che io ho descritto in poche linee, in poche parole, ma l'essenza, un pochino l'essenza è questa, e credo che sia molto comprensibile se fate una riflessione. Quindi, tornando alla domanda, ma Gesù da che cosa ci voleva salvare? È un salvataggio a due piani. Cioè, c'è due livelli di salvataggio. Uno, salvare quello che sta succedendo nel nostro pianeta adesso, renderci la vita un po' migliore, attraverso una cultura umanitaria e non quella degli Elohim. L'altro, a livello universale, cosmico, dove si capisce che perché lui sapeva come funziona la dinamica dell'universo, cos'è questa esistenza e com'è il discorso della vita dopo questa vita. Capito? Perché noi siamo esseri immortali, infatti Gesù diceva: voi siete dei, perché lui sapeva chi siamo noi veramente. Cosa posso dirvi? È una spiegazione molto difficile da fare in pochi minuti, sto parlando da 20 minuti, ma non è possibile spiegare queste cose in 20 minuti. Per spiegarle veramente c'è una sequenza di cose che va capita. E io l'ho messa nel corso, io so che ogni video che faccio io, guardate, circa 1 minuto e mezzo, e quindi ovviamente non ci capirete mai niente. Ma la responsabilità non è mia, la parte mia l'ho fatta, ho spiegato tutto, andate a vedere i 160 video, poi fate voi. Ok?